Se siete tristi, oppure peggio, ancora peggio, disperati, se siete tristi o disperati, può capitare nella vita, no? Adesso vi do dei consigli per superare questi momenti un po' tragici. Prima di tutto la vita è tragica, quindi no? Dobbiamo capirlo questo, che la vita è tragica, è una tragedia. Ma quindi la tragedia che cos'è? La tragedia è comunque uno spettacolo, quindi è uno spettacolo tragico. Noi dobbiamo anche essere spettatori della nostra tragedia, non solo delle tragedie degli altri. Ecco, essere spettatori di se stessi è già un consiglio che posso darvi. Vedete, io sono una persona serena, e quindi i miei consigli sono molto importanti. Detto questo, ci sono così delle piccole, come dire, furbizie, delle tecniche che si possono usare per superare questi momenti tragici. Quando sentite la tragedia, no? Qui, la tragedia qui. Ecco, ci sono delle astuzie psicologiche anche. Per esempio, prendete una cipolla anche se volete un po' marcia. Vedete, una cipolla. Prendete questa cipolla, cioè questa cipolla, una vostra cipolla, questa è mia, ovviamente, e iniziate a insultare la cipolla. La cipolla ci fa piangere, no? È stronza, anche se nel soffrittino è simpatica, però è stronzetta perché insomma ci fa piangere. Allora iniziate a guardare la cipolla e insultarla. Puttana. Non abbiate paura di sembrare volgari. Stronza. Cipolla rossa di merda. Questo è. Non abbiate paura di sentirvi sciocchi, eh? Naturalmente noi siamo persone culturali, culturose. E quindi leggiamo anche degli aforismi di Cioran. Questa bellissima edizione dove ci sono dei disegni molto belli e dei pensieri di Cioran. E il libro si chiama Vacillamenti, me l'ha mandato il mio amico Nicola Gelo, musicista. Sapete, Cioran scriveva aforismi. Uno è questo: essere, virgola, è essere incastrati. Io non combatto contro il mondo, combatto contro una forza più grande, contro la mia stanchezza del mondo. Vedete che anche Cioran ci ha aiutato? Cioran, Cioran, Cioron alla francese, ci ha aiutato. Bisogna combattere contro la stanchezza che abbiamo del mondo. È così semplice essere un po' meno disperati, è molto semplice. Mi stupisco come è molto semplice, tutto sommato, sta cazzo di vita è semplice. Io lo ribadisco, sto concetto, è semplicissimo. Questi sono i consigli che un uomo disperato vi dà. Buona fortuna. Thank you.
cos'altro volevo dire su come affrontare le malinconie, le disperazioni. A parte che le malinconie sono musicali, quindi vanno lasciate stare, ci stanno bene. La disperazione, quando arriva il grido, non va più bene, secondo me. E allora come lottare contro il grido, l'urlo di disperazione? Andare dal dentista? No. Un dentista dei gridi? Un dentista dell'urlo? Un odontoiatra specializzato in otturazione di urlo? No. Adesso vi faccio vedere il gesto dell'elefante ubriaco. Adesso basta. Basta. Siate felici. Cazzo. Abbiamo solo questa vita, no? E viviamola. Cazzo, senza troppe tristezze. Ma cazzo. Adesso avete rotto il cazzo.